Sì, l'anno scorso abbiamo rinunciato alla fiera per evitare assembramenti ed è stato un dolore farlo perché stiamo parlando di uno degli eventi più tradizionali della nostra città. Quest'anno abbiamo deciso di farla però con il Green Pass obbligatorio. Anticipiamo così delle decisioni che presumibilmente verranno prese a livello nazionale nei prossimi giorni. Credo che non dobbiamo più richiudere, non dobbiamo più rinunciare anche agli eventi più belli, penso al ritornare allo stadio, penso al ritornare al Palazzo dello Sport, però dobbiamo farlo nella massima sicurezza possibile. E questo vale anche per la Fiera di San Nicola, e quindi la fiera si farà, gli ambulanti possono organizzarsi, da oggi parte l'organizzazione. Però sappiamo che coloro che parteciperanno, quindi ambulanti e cittadini, dovranno essere vaccinati e avere il Green Pass. Quindi queste sono le regole che abbiamo deciso questa mattina, la macchina parte e crediamo di aver anticipato soltanto decisioni che prima o poi verranno prese anche a livello nazionale. Credo che debba prevalere la responsabilità, abbiamo bisogno di raggiungere l'immunità di gregge. Gli eventi si devono fare, non possiamo ribloccare di nuovo l'economia e il turismo perché sarebbe una botta per noi devastante, però dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria. Per garantire sicurezza sanitaria abbiamo visto che l'unico strumento è il vaccino. Il vaccino funziona, ha fatto crollare la mortalità, ha fatto crollare i ricoveri, le terapie intensive, però come abbiamo visto il virus circola, le varianti sono in corso e quindi abbiamo bisogno di aumentare ulteriormente. Il Green Pass è uno strumento che incentiverà moltissimo, credo, in particolar modo i più giovani che quest'estate si stanno giustamente divertendo, ma che devono divertirsi nella massima sicurezza possibile.